Telefono Azzurro festeggia, insomma, anni di attività indispensabile al servizio dei più piccoli. Certamente, e non a caso abbiamo scelto questa giornata che appunto ricorre ogni 20 novembre, la giornata internazionale della dichiarazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dove per noi già normalmente questa è una giornata importantissima, che sentiamo tantissimo, dove appunto vengono garantiti, oltre quei diritti sanciti a livello legislativo, costituzionale, quei diritti naturali, quei diritti che sono di natura per i bambini, il gioco, il sorriso, l'essere amati, qualcosa che dovrebbe venire in modo naturale, e noi oggi qua rivendichiamo anche questo. Posso chiederle a Salerno com'è la situazione relativamente, diciamo, ai casi difficili con cui avete a che fare, se sono in aumento, in diminuzione, se sono stabili, insomma, qual è il quadro della città? Allora, il quadro della città nel corso degli anni è cambiato tantissimo anche rispetto alla tipologia della segnalazione. Noi siamo partiti 20 anni fa, nel 98, dove la maggioranza delle telefonate pervenute presso la nostra associazione riguardava, diciamo, quelli che erano i maltrattamenti psicofisici in ambito familiare, per poi cambiare dopo 7-8 anni ed essere rincorso questo dato da un dato ancora più allarmante, che è relativo al disagio che i minori, i bambini e gli adolescenti, aggiungo, vivono nel conflitto coniugale, nelle vicende separative, nelle vicende di divorzio, perché ovviamente stando in mezzo sono quelli che pagano più di tutti. Inoltre, un altro dato anche molto 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 allarmante è il dato dei reati online. Purtroppo le stanzette dei bambini oggi sono delle stazioni tecnologiche dove ci si arriva di tutto e si può dare di tutto. Là bisogna stare attenti, là bisogna lavorare, e le segnalazioni che arrivano sono allarmanti. Non a caso abbiamo una collaborazione con la Polizia Postale, perché ci sono genitori impauriti, preoccupati, come fronteggiare il problema. Tanti casi, qual è quello più singolare o quello particolare che l'ha presa? Sono tanti casi, ogni caso è a sé, ogni caso è un attraversamento di dolore. Non possiamo dire c'è un caso, sono tanti, e a vario titolo colpiscono, dal più leggero, perché non esiste un più leggero. Una lacrima di un bambino è una lacrima di un bambino, nel bene e nel male, in tutto, fa male. Un compleanno importante per Telefono Azzurro in un giorno particolare come quello del 20 novembre. Mi pare che si festeggi il ventennale di Telefono Azzurro ed è un sodalizio assolutamente indispensabile, sarei per dire. Ha segnato una modalità di difesa delle giovanissime generazioni con un atteggiamento fattivo e responsabile. Col Telefono Azzurro si sono risolti casi altrimenti inesplicabili. Noi viviamo in una società complessa dove i problemi del bullismo, del cyberbullismo, della complessità delle relazioni sociali sta facendo premio su un atteggiamento invece di solidarietà condivisa, di controllo e di conduzione di una vita normale. E credo che Telefono Azzurro possa giocare una carta indispensabile anche in questo, perché arriva direttamente al problema, al nocciolo, che è quello poi di fatto della difesa del minore e di una sua crescita armoniosa. Sì, secondo weekend di luci d'artista, tantissime persone a Salerno, il piano di abilità ha retto sostanzialmente, anche i controlli per quanto riguarda gli ambulanti, e strettamente collegato, se si può, anche le, diciamo, la possibilità di una sostituzione del comandante Cantarella, insomma, che sta, come dire, sollevando qualche un dibattito, insomma, anche all'interno della sua maggioranza. Ma direi che una relazione tra le parti spericolata non c'entra niente, francamente. Cioè, il comandante Cantarella è un prestigioso dirigente del comune di Salerno, indispensabile per le sue qualità tecniche e morali, che svolge una funzione duplice e quindi legge due uffici, uno più complicato dell'altro. Allora, nel ringraziarla con inestimabile stima per quanto ha fatto, abbiamo immaginato di scaricarla di un settore che la distraeva dall'altro, perché altrimenti si correva il rischio di sottoporla a uno stalking lavorativo assolutamente insopportabile. Quindi non ci sono altre letture. Ad Elvira il mio affetto personale e la mia stima
veramente senza limiti. I comuni di alcuni consigli comunali erano legati alla tempistica, cioè in piena luce d'artista, insomma, che è un momento che la Cantarella conosce bene, questo è stato il timore principale. Il Corpo dei Vigili Urbani c'è un apparato di ufficiali abbastanza numeroso, i quali conoscono bene luci d'artista e possono collaborare tranquillamente con una persona esperta come quella che abbiamo individuato. E poi c'è la questione rifiuti che ritorna drammaticamente d'attualità anche per quanto riguarda Salerno con questo termovalorizzatore, rischio termovalorizzatore. Noi stiamo facendo cose, abbiamo fatto per il passato cose incredibili per varare una raccolta differenziata che fosse tale. Il ritorno al passato mi sembra sbagliato proprio concettualmente e farebbe giustizia sommaria invece di atteggiamenti virtuosi che abbiamo tentato di tenere per il passato e stiamo difendendo tutt'oggi. Sindaco, invece su Italia Nostra ieri è tornata ad attaccare sulla questione Crescendo, un nuovo esposto in procura, insomma sembra una vicenda destinata ancora a tenere banco nelle aule del tribunale. Sembra un racconto di Borges, credo che questa vertenza finirà quando il Crescent cadrà per vetustà, 400-500 anni penso che leggiamo.